se ci sono delle domande tra i presenti. Silvia Rosamiglia. Sì, tieni. No, sto venendo qui. Se venite, altrimenti vengo io giù e ce lo passiamo, non c'è problema. Allora, buongiorno a tutti. La mia non è una domanda, ma un doveroso ringraziamento al CUG, alla Presidente. Ho ricevuto un invito personale a partecipare a questa giornata che ho trovato interessante e mi auguro che sia l'inizio di un percorso, perché comunque il personale ha bisogno di avere queste giornate informative. Diciamo anche la platea è abbastanza ampia, quindi questo vuol dire. Volevo, oltre a ringraziarvi, anche fare una precisazione. Io, per chi non lo sa, sono una sindacalista, sono la segretaria della CGIL qua dentro. E ringrazio il CUG per il lavoro fatto e mai ho percepito l'operato del CUG come un'invasione di campo in quelle che sono le mie tematiche. Ci tenevo a dirlo questo perché so che c'è stata una cosa. Quindi grazie, continuate così, e complimenti alle consigliere, perché chiaramente anche alle organizzazioni sindacali pervengono richieste che sono più attinenti a voi e viceversa, quindi siamo sullo stesso piano. Grazie a tutti. Grazie Silvia. Altri interventi? Se posso chiedere una precisazione. Patrizia De Luca, componente Q. Una componente. Grazie innanzitutto per la giornata, per il contributo e veramente per il dibattito interessantissimo. Volevo solo, se possibile, diciamo, chiedere a voi qualche delucidazione maggiore, alle consigliere, anche alle nostre preste alle NCV, sul concetto di percezione. Nel senso che avere già la percezione di un disagio è già un disagio. Quindi, spesso, nel corso del dibattito è venuto fuori qual è il ruolo del consigliere di fiducia e qual è invece il ruolo che può essere nel momento in cui, diciamo, il lavoratore chiede ad un avvocato di gestire, di tutelare il proprio diritto, voi dite noi in quel momento ci fermiamo. E quindi esistono due momenti differenti. E dove inizia e dove finisce la percezione? E dove invece inizia il vostro ruolo quando capite che non è una percezione ma un problema reale che ha danneggiato anche la persona che viene. Non so se vogliamo. Chi vuole rispondere? La percezione, che è quella che interessa a noi, è la manifestazione di un, diciamo, di una sensazione. Noi agiamo in visione quando raccogliamo l'intervento, la segnalazione, è un racconto ed è unilaterale. Se i fatti raccontati siano oggettivi o soggettivi, a noi in una prima fase non interessa. Interessa semplicemente che quel fatto che è stato raccontato, innanzitutto, ha comportato un'energia, un'elaborazione, questo l'ho scritto nella relazione, non nelle slide. Quando una persona si rivolge a un'altra, e soprattutto quando quest'altra è terza, vuol dire che già in sé ha avuto la coscienza di quello che gli stava succedendo, quindi ha fatto un'elaborazione di pensiero e ha avuto la forza, se quel pensiero, perché quel pensiero è doloroso perché è uguale disagio, pensiero uguale disagio, ha avuto la forza di prendere questo dolore, graduato, non importa, io uso un termine, diciamo, a tecnico che sia, diciamo, comprensibile, ha avuto la capacità, la forza di prendere questo dolore e di dirlo: io te lo racconto a te, te lo trasmetto. Quello che dicevano Paola e Maria Luisa, già nella fase di trasmissione, già quindi c'è stata un'elaborazione dell'individuo, e nella fase di trasmissione già il fatto che io lo possa raccontare, lo possa condividere con una persona, come diceva, non mi ricordo se fa, che non mi giudica, e non mi giudica e non mi giudicherà mai, innanzitutto perché è terza, innanzitutto perché nel gioco del mio dolore, nella dinamica del mio dolore, non c'entra niente e non c'entrerà niente.
perché non è subordinata a ciò che io credo possa avermi procurato il dolore. Cioè è questo il, l'alveo in cui si agisce. Nel momento in cui io te lo racconto, io innanzitutto ti chiedo un aiuto, innanzitutto ho cercato la condivisione, e già questo, io non sono psicologa, anche se ho delle specializzazioni in gestione dei conflitti, ma io sono un avvocato, quindi la gestione dei conflitti dal punto di vista chiaramente della conflittualità legale, però nel momento in cui io scarico, io racconto, già una parte di questo dolore, di questo disagio, viene condiviso, viene scaricato, e in qualche modo ne cerco, ne trovo un beneficio. Poi che lo racconto sia, che quel di racconto che manifesta il disagio, manifesta un disagio vero, non vero, strumentale. Paolo e Maria Luisa raccontavano di incontri strumentali, e sottoscrivo, non l'abbiamo individuato. Il dottor Lacomare, in un incontro con il dottor Lacomare, facemmo una panoramica chiaramente anonimizzata, sempre anonimizzata, a meno che i segnalanti non ci hanno chiesto e non hanno ci hanno dato l'autorizzazione per parlare al loro nome, attenzione. Facemmo un po' una panoramica delle situazioni manifestate, e c'erano delle situazioni, come hanno riscontrato le colleghe di NGV, che dove il ricorso a noi diventava quasi strumentale. Quasi. Quindi il disagio è una percezione. Noi percepiamo un qualcosa, vediamo, la incardiniamo nel contesto del racconto. Se è oggettivo, cerchiamo insieme con la persona di trovare le soluzioni. Come desideri che noi agiamo? Qual è secondo te la soluzione migliore che noi possiamo fare in tua vece, perché tu non sei parte e noi siamo terze? Questo è il senso. Poi se è oggettivo se ne parla, se è soggettivo se ne parla. Il caso di molestie che dicevamo prima nella relazione, guardate che è un caso, a mio avviso, ad avviso della mia persona, della persona di me, Valeria De Paola, della mia esperienza, del mio vissuto, è un caso molto soggettivo, è un caso di manifestazioni di cordialità, particolarmente forse sopra le righe, non desiderate, ma la persona che lei riceveva, per il suo vissuto, molto soggettivo, per il suo vissuto, non desiderava nemmeno il buongiorno la mattina. Quel buongiorno la mattina, quel dire, ah, oggi ti sei messo una bella camicia, sei particolarmente, hai un sorriso smagliante, veniva vissuto come una molestia. Posso aggiungere una cosa? E questo non rileva che forse bisogna anche cambiare i comportamenti? Assolutamente sì. Volevo aggiungere una cosa, praticamente... La percezione dipende da soggetto a soggetto, perché naturalmente ci siamo trovati di fronte a soggetti particolarmente sensibili, ci siamo trovati di fronte a silenzi, persone che avevano difficoltà, vivevano un tale disagio da non riuscire neanche a raccontarci il loro disagio, e ci sono stati dipendenti che invece hanno mostrato un comportamento molto più aperto, molto più diciamo comunicativo. Quindi la percezione del disagio è comunque una percezione soggettiva. Però quello che è fondamentale è anche il ruolo di indagine del contesto organizzativo nel quale si è verificata questa segnalazione, perché ci è capitato anche di ricevere segnalazioni dal medesimo contesto organizzativo, dove contesto organizzativo non intendo non solo la struttura in generale, ma anche la struttura in particolare organizzativa, l'unità organizzativa. Naturalmente nel momento in cui in una particolare struttura organizzativa si verifichino più di una segnalazione, questo è già un indice che qualcosa non va, e quindi magari lì dalla soggettività ci si va a spostare verso un canale di soggettività o oggettività media. Naturalmente in questa attività ci è capitato di interfacciarci anche con il medico competente, in un caso di un dipendente che ha manifestato dei problemi fisici di salute, di stato ansioso,
evidenti e che grazie anche all'intervento del medico competente sappiamo che ad oggi la situazione si è rasserenata. Quindi la percezione è un concetto molto labile, diciamo, è molto difficile andare a dare una risposta, non esiste una risposta univoca perché la risposta varia da soggetto a soggetto, da racconto a racconto. Naturalmente un indice significativo nel momento in cui una segnalazione da un medesimo contesto organizzativo provengano più segnalazioni. Abbiamo avuto anche segnalazioni firmate da 2-3 dipendenti. Questo mostra che il dipendente e il gruppo hanno creato tra di loro anche un gruppo di segnalazioni, cioè di soggetti che manifestano la stessa situazione di disagio. C'è il portavoce. Ci hanno parlato in gruppo. Noi abbiamo incontrato delle persone in gruppo. Quindi non è che è stato solo uno a uno il rapporto. Il rapporto è stato anche uno a due, uno a tre. Quindi in questo caso queste persone a risolvere all'interno dell'amministrazione il problema. Cioè poi quando arrivate questo cioè in quale momento sono arrivate da voi? Quando avevano già tentato di risolvere queste tre persone, avevano già tentato di risolvere internamente infruttuosamente o si sono rivolte direttamente a voi? Cioè allora, giusto per capire all'attuale percezione. Alcuni di questi anche Paola dopo. Sì, prego. Alcuni di questi dipendenti avevano già contattato le figure interne all'istituto, ci hanno già detto di aver tentato una prima preliminare mediazione, altri no, perché comunque abbiamo registrato uno scoramento sulla situazione, abbiamo registrato una sorta di anche paura, perché non sapevano noi chi eravamo, non sapevano dall'amministrazione. Scusami? Anche se non avete un'autorizzazione dal dipendente. Comunque noi non abbiamo mai chiesto l'autorizzazione al dipendente. No, no, e quindi all'amministrazione. Non abbiamo mai chiesto l'autorizzazione al dipendente perché abbiamo impostato l'azione come una comunità sempre di supporto. Tuttavia, prima di verificare incontri con attori istituzionali, in quel caso abbiamo ottenuto preventivamente l'autorizzazione. Abbiamo chiesto chi sono i vostri alleati, chi sono i vostri nemici, chi vorreste che noi contattassimo per cercare in qualche modo una mediazione. Quello che volevo dire, quando il problema del disagio è all'interno organizzativo del proprio ambiente lavorativo, noi trascorriamo in ufficio con i nostri colleghi d'ufficio, forse la maggior parte della giornata delle 24 ore, perché ne trascorriamo a meno 8, e forse togliendo il sonno, il mangiare, i trasporti, forse 8 ore piene interno le trascorriamo a casa con i nostri familiari. Allora nel momento in cui arrivano dei racconti che sono racconti molteplici su un gruppo, di gruppo, e guardate che non è facile risolvere, noi tutti siamo dipendenti, siamo colleghi di altri, non è facile innanzitutto dirsi facciamo questa azione e poi come cerchiamo di senza interrogare le consigliere di fiducia, come cerchiamo, tutti noi se abbiamo un problema nel nostro ambiente lavorativo cerchiamo quantomeno di risolvercela. O se il mio problema è comune a un altro collega, ce la risolviamo. Però c'è anche la paura, abbiamo rilevato, la paura a risolversela. La paura a risolversela, perché non è facile. Non è facile e non è facile rivolgersi ai sindacati, non è facile rivolgersi motu proprio al medico competente. Una cosa che ci tengo a dire, nessuno ha detto mi riempiono di lavoro, io non voglio lavorare. Ci sono stati moltissimi casi che hanno detto non mi fanno lavorare, io voglio lavorare. È una cosa di una grandezza. L'amministrazione doveva arrivare, no? Però deve arrivare in alcuni senso queste cose.
devi arrivare, ci sono alcune cose che sì, ok, dobbiamo mandare, ci sono alcune cose, chiudo, scusate, no, però scusate, passo la parola, sì, diamo la parola a Maria Luisa e a Paola, perché io volevo dire all'amministrazione, sì, possono arrivare queste cose, devono arrivare, magari non come singoli casi, però se le consigliere di fiducia fanno per esempio una relazione al CUG, il CUG la prende in forma anonima e la può portare come dei casi di sofferenza all'interno dell'amministrazione, senza andare a si multa, che arrivano nello stesso gruppo, secondo me quelli vanno evidenziati, al di là della molestia, la percezione, la cosa, ma il fatto che uno stesso gruppo, cioè persone dello stesso gruppo, manifestano una sofferenza, questa è una cosa che va detta immediatamente. Posso? Io adesso diamo la parola allora. Scusate. Volevo aggiungere una cosa sul discorso della percezione, che abbiamo visto è ovviamente soggettiva, ma il momento del colloquio con il consigliere, con le consigliere, è anche un momento di confronto, cioè per acquisire un punto di vista diverso, perché la persona che arriva c'ha una convinzione, si è fatta una convinzione, c'ha un'idea fissa, che magari è in atto una situazione di un certo tipo che può rispondere a verità, ma può essere anche frutto di una percezione un po' distorta, magari fatta sulla base di varie altre situazioni che si intrecciano. Quindi il momento del confronto con il consigliere aiuta anche a questo, aiuta anche a vedere in maniera più ampia quella che è una condizione personale e quindi anche a cambiare la percezione. Bene. C'è un collega, Maria Lucetta, sì? Un attimo. Sì, e poi perché volevo aggiungere che ci sono anche altre figure istituzionali all'interno che percepiscono questo. Le abbiamo viste oggi, il medico competente, cioè il servizio, ognuno ha il proprio ruolo di poterlo sì, dire. Sì, però come detto. Quanti dirigenti c'erano oggi? Dunque io volevo rivolgere una domanda alle consigliere di fiducia. Ho ascoltato diciamo, il vostro racconto dei casi dei colleghi che si sono rivolti a voi e voi ci avete raccontato in maniera sintetica e anonima questi casi. Mi domando, è una mia preoccupazione, vi ricordavate sia i numeri che i casi nel dettaglio a memoria, oppure come dire, fate un minimo, diciamo, di archiviazione di questi dati, quindi come trattate questi dati, cioè fate un elenco, un file dove ci mettete i nomi, la tipologia del caso e poi questo file dove lo conservate, sul PC, su una chiavetta, su una cartella condivisa e chi è che ha accesso o chi potenzialmente può avere accesso a questa cartella o questi dati, ecco, mi pongo il problema diciamo di questi dati, come vengono archiviati, in che modo e come possono essere eventualmente, cioè il rischio di accessibilità da parte di altri, ecco, non so se il problema, come dire, l'ho esagerato, però è una mia preoccupazione e chiedo, ecco. In modo del tutto informale, insomma, nel assoluto rispetto della riservatezza le persone non escono dal nostro ambito, adesso io parlo per come che abbiamo gestito io e Maria Luisa. È chiaro che nella tua cartellina non puoi non avere praticamente un memorandum che si riferisce a ciascun dipendente che è venuto, quindi i suoi dati sensibili, la tipologia di situazione, altrimenti non avremo la possibilità a fine anno di redigere una relazione che praticamente sia tutta a memoria, sarebbe impossibile, insomma, quindi
è in quest'ottica. Assolutamente, sì, c'è lo scambio di parole, fanno parte della deontologia per fare gli archivi. A volte anche il esatto, il cartaceo, il cartaceo, il vecchio cartaceo poi è sempre molto utile. L'ontologia professionale di ciascuno con cui vengono espletate queste telefono non è sul sito, però dalla mail, nel momento in cui la persona ci scrive e ci dice vi voglio, ho necessità di parlare, come ci parli? Ci parli tranquillamente. Altrimenti già è l'una e poi i colleghi anche che stanno in videoconferenza, c'è una mensa che incombe, quindi volevo chiudere questa giornata ringraziando tutti i partecipanti alla giornata, ringraziando tutti i relatori, ringraziando il comitato che si è fatto promotore di questa iniziativa di cui oggi stiamo parlando, che mi sembra un'ottima iniziativa per tutto l'istituto, perché è un'iniziativa per mettere delle azioni concrete, un'ulteriore azione concreta finalizzata al benessere organizzativo. Questa giornata è stata sia di formazione ma anche di informazione. Abbiamo voluto raccontare l'esperienza affinché quanti magari hanno un disagio lo tengono dentro per paura e quindi magari da questa giornata possono trarre dei benefici e quindi magari può essere di ausilio e di aiuto a uno spron in più a rivolgersi allo sportello d'ascolto e al consigliere di fiducia. Abbiamo messo in evidenza, ed è stato messo in evidenza e sottolineato anche dalle consigliere, la terzietà che è stata messa in campo, sono esterne all'amministrazione. Per deontologia professionale la privacy è stata rispettata in tutti i casi. Hanno detto le consigliere che hanno fatto una panoramica di questa con i nostri vertici, senza dire i casi, ma di quelle che sono state le manifestazioni di disagio, quindi nella loro relazione le hanno evidenziate, e anche questo può essere utile per l'amministrazione. Io penso che da questa giornata possiamo trarre tutti lavoratori qui di Ispra dei benefici. Primo, perché abbiamo messo a disposizione uno strumento che può essere utile a tutti i colleghi. Due, abbiamo fatto capire quali sono le sinergie tra più figure istituzionali presenti all'interno dell'istituto a cui possono rivolgersi. Tre, perché è stato anche un momento per divulgare ciò che magari il CUG in questi anni ha fatto e di cui siamo stati, tra virgolette, io non sono presidente, accusato, ma chi le sa tutte queste cose che avete fatto? Quindi è stata magari una mancanza di divulgazione di quello che veniva fatto e quindi oggi aver preso questo spunto ad un anno dalle consigliere di fiducia, dello sportello d'ascolto, aver inserito pure l'intervento sulla relazione era un po' per far capire anche a tutti i colleghi quali erano state le attività che il CUC in questi anni aveva svolto e che magari non erano arrivate ai lavoratori, perché se la percezione era ma il CUC che sta facendo, ne devo trarre che i lavoratori non avevano avuto una percezione di quello che stavamo facendo. Grazie a tutti, do la parola adesso a Ingrid. Un'ultima chicca sulla
per spiegare in che acque difficili navigano i Cug. Non l'ho mai raccontato neanche a Paolo e Maria Luisa per non scoraggiarle, ma quando abbiamo dato la notizia all'INGV che le nostre due consigliere sarebbero state, voi sapete che la nostra direttrice generale viene da qua, quindi alla notizia che le consigliere di fiducia venivano dall'ISPRA, subito il complotto, è partita l'idea che erano due pilotate dalla direzione generale per sapere tutto quello che gli raccontavano e che quindi sarebbero state due mani della mente della dottoressa Siclari. Sono state un paio di persone, l'ho detto, io non ve l'ho neanche raccontato perché ho rassicurato dicendo che le conoscevo personalmente, che avevano fatto il tirocinio da noi, che quindi non c'era nessunissimo legame tra, ma nemmeno lavorativo, perché non veniva dallo stesso ufficio, quindi era una cosa che partiva da anni prima su campi completamente diversi, però anche questo ho dovuto contrastare, e il fatto che comunque tante persone siano andate a rivolgersi a loro conferma la fiducia tutto sommato anche nel CUG, che poi tutti sono pronti a criticare, poi se offriamo uno strumento positivo viene utilizzato. Grazie a tutti.